Mi chiamo Michael Anderson e non sono quello che si definisce un pozzo di scienza. Non sono granché neanche in filosofia, ma una cosa la so. A questo mondo si paga tutto. E a volte con quello che si ha di più caro. È una lezione che credevo di aver imparato 9 anni fa, durante quella che la gente di queste parti chiama la tormenta del secolo. Ma mi sbagliavo. Allora avevo solo cominciato ad imparare. E ho finito la settimana scorsa. Sono cresciuto nel Maine, anche se non ci ho mai vissuto veramente nel Maine. E credo che tutti dalle mie parti direbbero la stessa cosa. La gente di Little Tall manda le tasse ad Augusta come tutti gli altri. Le nostre auto sulla targa hanno un aragosta oppure un'astrologa come tutti gli altri. E facciamo il tifo per le squadre dell'Università del Maine, specialmente per quella femminile di basket, come tutti gli altri. Ehi, Sonny, ce n'è ancora una. Tienila come portafortuna. Allora lasciane una anche per me. Dicono che stia arrivando. È così ad ogni inverno. Arriva ululando e ululando se ne va. E poi arriva luglio. Però dicono tutti che questa sarà speciale. Ma noi non siamo come gli altri. La vita sull'isola è diversa. Quando serve, noi facciamo un fronte unico. Passerà anche questa. Già, come sempre. E tieni d'occhio la marea, tieni d'occhio la barca. Ma che ne sa un francese come te? Piantala. E sappiamo mantenere un segreto quando serve. Ne abbiamo mantenuti anche troppi in quel 1989. E la gente che abita sull'isola lo fa ancora. Io lo so. Sono rimasto in contatto. Grazie, Martin. Non c'è di che. Buona giornata. Meno male. Angela. Ho tutte le scatolette che mi servono adesso. Però non si direbbe che stia arrivando una tormenta, vero? Prego solo che non salti la corrente. La radio ha detto che nevicherà parecchio. Tranquillo, Ferd. Sarà solo una nevicata. I guai non attraversano lo stretto, perciò viviamo qui. Già, però, se arrivano qui, sono guai seri. Quindi, come abbiamo già detto e non ci stancheremo di ripetere, questa è la tormenta che ha causato gravi danni e 15 morti mentre attraversava le grandi pianure e il Midwest. Come potete vedere, questo è il suo percorso. E ora guardate qua giù, perché è da qui che arriveranno i guai. È una tormenta atipica, quasi un uragano invernale, del tutto simile alla morsa di gelo che ha paralizzato la maggior parte della costa e sepolto Boston nel 1976. La prima persona di Little Tall a vedere Limoges fu Martha Clarendon. E quella fu l'ultima cosa che vide. E l'ultima con una potenza simile a questa è stata proprio quella del 76. Ci risparmierà restando a largo come è successo tante volte? Sfortunatamente il computer della rete meteo sostiene di no. Quindi gli stati a destra di Indian. E in tutto il nord del New England sarà una brutta nottata.
Ecco, guardando queste immagini, se le cose non cambiano, questi fronti si scontreranno e si fonderanno sopra il Maine. E i nostri amici Yankee vivranno una spiacevole nottata. Avranno venti da uragano e inconsuete quantità di neve, con seri rischi di blackout in regioni molto estese. Non vogliamo spaventare i telespettatori, ma riteniamo che gli abitanti del New England... Ed è probabile che nei prossimi giorni debbano sopportare la neve di tutto un inverno. Certo, a volte la definizione tormenta del secolo viene usata a sproposito, ma in questo caso abbiamo l'impressione che sia decisamente appropriata. I nostri esperti vi parleranno ora di cosa fare per fronteggiare la tormenta. L'importante è non farsi prendere dal panico. A te, Giada. Adesso, amici... Quando ti dicono che arriva la fine del mondo, vogliono venderti dei cereali. Ma quando dicono niente panico, è una cosa seria. Un momento! Guardate che sto facendo, più in fretta che posso. Mi sono rotta l'anca l'estate scorsa e sono ancora più lenta di una tartaruga. Desidera, prego. Nati nella lussuria, diventerete polvere. Come ha detto? Nati nel peccato, entrate qui. Oh! Poi sarà meglio che vi chiediate come sto a batterie. Ne ho a sufficienza per far funzionare una radiolina, magari anche per una piccola TV. E se avete un generatore autonomo, sarà bene che controlliate le scorte di benzina o gasolio. Fatelo subito, non rimandate a dopo. Se aspettate, potrebbe essere troppo tardi. Amo quella coppa larga e corta, con quel beccuccio e ancora più storta. È una vecchia coppa, è un incanto, non è nuova ma piace tanto. Guardate queste immagini. Esprimono la potenza della natura o sono le punizioni di Dio? Vi offriamo una novità assoluta, le punizioni di Dio. 90 minuti di terrore come non ne avete mai visti. Inviate $19.95 in contanti a segno o paglia a Punizioni di Dio. Casella postale 111 Bangor, Maine. Fatelo adesso, prima che sia troppo tardi. È da stamattina che è così. Ecco, John. La maggior concentrazione di neve si riscontra nelle aree centrali, mentre la costa al momento... Non dimenticare la fagiolata di mercoledì prossimo, Michael. Mi servirà tutta la gente che riuscirò a mettere insieme. Ci sarò, se supereremo i prossimi 3 giorni. Ce la faremo. Dio si prende cura dei suoi figli. Le bracciole sono finite. Speravo ce ne fossero ancora. Eccole qui. Dov'è la carne macinata? Non dirmi che non hai più neanche un hamburger, Michael. Sì, eccola. Qui. D'accordo, gente, ascoltate. È una tormenta, tutto qui. Ne abbiamo già affrontate parecchie e ne affronteremo molte altre ancora. Smettetela di comportarvi come gente di terraferma. Non faccio lo spiritoso, Michael Anderson. No, signorina, non faccio lo spiritoso. Sì? Ah, aspetta un secondo. Mike, Mike al telefono, è tua moglie. Dice che all'asilo hanno un problemino. Oh, oh, si sta scaldando per caso? E io come faccio a saperlo? È tua moglie. Ah, prendi il mio posto un momento. Sì, ma devi prestarmi la frusta e la sedia. Meglio sentire di che si tratta, Mike. Ciao, Molly, che succede? Ho un piccolo problema, puoi venire? Beh, anch'io ne ho qualcuno qui. Il tuo qual è? Pippi ha la testa incastrata! Pippi, posso prendere il tuo panino se non lo mangi? No! Pippi, tesoro, non fare così, devi stare ferma. Annie, pensaci tu. Va bene. Pippi, che le è successo? Shh, parla piano. Ci mancherebbe solo che Altonaccia arrivasse qui come una furia. Credo che parlino di Pippi. Ah, troppo tardi, tesoro. Ma che è? Si è incastrata con la testa nella ringhiera. Niente di serio, almeno credo. Ma...
Non ce la faccio ad affrontare la tormenta e un padre sconvolto in un giorno solo. Se Hatch viene qui, accompagnalo. Sì, d'accordo. Arrivo subito. Ciao. Che è successo, Pippi? Oh, un po' di incastrite, hanno detto. Andiamo a vedere. Questo sì che andrebbe bene, eh? Era preoccupata, Mike? Molly? Non tanto. Su una scala da 1 a 10, più o meno 5. Questa sarà la madre di tutte le tormente. Mike e il tuo papà saranno qui a momenti e ti tireranno fuori. Ma io ho fame. Posso darle da mangiare, signora? Alla fiera di Bangor ho dato da mangiare a una scimmia. Guarda che io non sono una scimmia. Ehi, guardatemi, sono una scimmia. Adesso basta, bambini. Smettetela. Basta, non è divertente. Poi fa diventare triste Pippi. Don, smettila, è una cattiveria. Basta, Donnie, la devi svegliare. Subito. Papà, guarda! Oh, Pippi. Sta ferma o rischi di farti male alle orecchie? Papà! Ah, ciao, piccolo. Pippi è rimasta incastrata e Donnie non la smette di fare la scimmia. Signor Anderson, io ho smesso di farlo quando me l'hanno detto. Bene, brava, Sally. Ora ti metto giù, Ralph. Hey. Ma perché mi hai dato una spinta? Perché hai fatto il furbo. Non ho paura di te, il mio papà lavora al comune, ti paga lo stipendio. Chi spinge verrà spinto, ricordatelo, Donnie Bills. Succede così in questa triste vita. Chi spinge verrà spinto. Tesoro, perché l'hai fatto? Heidi St. Pierre mi ha sfidato. Com'è successo? Infilarla è stato facile, però ora non riesco a toglierla. Credo che la testa sia più grossa da questa parte. È così, infatti. Ma ora la facciamo diventare più piccola. E sai come? No, come? Schiaccio il bottone che rimpicciolisce. La testa diventa più piccola e riesce ad uscire così come è entrata. Hai capito, Pippi? Ehi. Ora schiaccio il bottone, d'accordo? Sei pronta? Chiudi gli occhi. Ecco qua. Bene, la testa rimpicciolisce. Toglila prima che ritorni grande. Ben fatto. Grazie, tesoro. Figurati. Mi dispiace di aver chiamato in un brutto momento, ma quando l'ho vista con la testa lì in mezzo mi sono fatta prendere dal panico e non ho pensato che... Ah, almeno ho fatto una pausa. Il bottone che rimpicciolisce. Ce l'hanno tutti. Ora la palla passa a Davy Hopewell. Evita il pressing. Stockton cerca di rubargliela, però non ce la fa. Davy Hopewell ora va al massimo. Il tempo è alla fine. Davy Hopewell è la speranza dei Celtic. Li scuote, li incanta, li...
Signora Clarendon? Signora Clarendon? Sono Davy? Davy Hopewell? Va tutto bene? Ehi? Non c'è nessuno? A casa vostra in meno di un'ora. E non dimenticate la nostra speciale teglia ai frutti di mare per feste e ricevimenti. Un delizioso banchetto da re a casa vostra. La casa dell'Aragosta. Compriamo direttamente dai pescatori locali per garantirvi freschezza e sapore. Ricordate questo nome, la casa dell'Aragosta. Entrate a far parte della nostra famiglia. E riprendiamo la linea per darvi ulteriori. Scordati l'NBA, Davy. Non giocherai mai, nemmeno nella squadra del liceo. Sei lento. Sei un nano. Perché non vieni qui, Davy? Ti farò un favore. Ti risparmierò la sofferenza. No! Aiuto! Aiuto! Hanno ucciso la signora Clarendon! Aiutatemi! Aiuto! La signora Clarendon è morta! Un tir e canestro. Aiuto! Per favore! Qualcuno mi aiuti! Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Per favore, aiuto! Davy Hopewell! Che ti salta in mente correre in mezzo alla strada e dare spettacolo così? Hanno ucciso la signora Clarendon. Ma che dici, ragazzo? Di cosa stai parlando? C'è sangue dappertutto, le hanno strappato anche un occhio. Calmati adesso. Ce l'aveva sulla guancia. Signora Kingsbury, si occupi di lui. Gli dia un tè caldo, anzi meglio, gli dia un whisky se ce l'ha. Intende avvertire Mike Anderson? Non prima di aver dato un'occhiata di persona. Un amministratore comunale può fare molte cose, sa? Ti serve aiuto, Robbie Bills? No, ti ringrazio, George. Vado da solo. Stia attento, signor Bills. Credo che l'assassino sia ancora in casa. Vieni dentro. No, aspetto qui. Ehi, capo. Grazie per aver liberato mia figlia. Ma figurati. Quanto ne sappia tu. No, non sarà la campana, non col vento che avremo. Useremo la sirena se sarà necessario. Due corti e uno lungo, esatto. Mike Anderson, ovviamente. È pagato per prendere decisioni del genere, non ti pare? Sì, d'accordo. Sì, sì, ti saluto, Peter. Grazie per la telefonata, Betty. Giornata dura, eh? Betty Soames è convinta che abbiamo accesso a delle previsioni del tempo segrete. Una specie
di previsioni meteo parapsicologiche? Qualcosa del genere. Ursula, in città hanno visto questa roba? Se non sono ciechi l'hanno vista. Ti devi rilassare, Mike Anderson. Come sta, Pippi Hatcher? Wow, che velocità. Quest'isola non ha segreti. Sta bene. Aveva infilato la testa nella balaustra delle scale. Suo padre mi sta aspettando in macchina. Sta studiando per prepararsi alla tormenta. Che ti aspettavi dalla figlia di Alton e Melinda Hatcher? Perfetto. Sanno tutti che sarà una brutta tormenta. Se sentiranno suonare la sirena, verranno qui. Sei venuto a vedere come è sistemato il rifugio d'emergenza, vero? Ho pensato che fosse una buona idea. Possiamo assistere 300 persone per 3 giorni o la metà per una settimana. Se quello che dice la radio è vero, potrebbe essere necessario. Non peggiorate una brutta situazione. Se la vita vi ha regalato un sacco di limoni, possiamo aiutarvi a fare la limonata. Se siete stati... C'è qualcuno? Potreste avere migliaia di dollari. Perfino decine di migliaia di dollari. Alzate il telefono e chiamate 1-801. Fregali. Ripeto, 1-801. Fregali. Prendetevi quello che vi spetta. Mio Dio. Ne avete tutto il diritto. Va bene? Lo sai che va bene. Come stiamo a provviste? Tutto a posto, come volevi tu. Li ho filizzati più che altro. Versi l'acqua sulle polverine e mandi giù. Comunque, nessuno morirà di fame. Hai fatto tutto da sola? Con la sorella di Pitt, Ottavia. Con discrezione e senza diffondere il panico. Già, come ti avevo chiesto. Quindi, in quanti sanno che possiamo fronteggiare una guerra? Praticamente tutti. Nati nel peccato, entrate qui. Eri con una prostituta a Boston quando tua madre è morta a Machias. Tua madre era in quella casa di riposo che hanno demolito l'anno scorso, dove hanno trovato dei ratti nella dispensa, giusto? Si è strozzata a forza di invocare il tuo nome. Gran bella cosa. Non importa, Robby. Ti sta aspettando all'inferno ed è diventata cannibale. E quando la raggiungerai, lei ti mangerà vivo. Una volta e poi un'altra e così all'infinito. Perché è questo che succede all'inferno, Robby. Ripetizione. E credo che dentro di noi lo sappiamo quasi tutti. Prendi. L'area che verrà probabilmente colpita in maniera più grave dall'uragano in arrivo. Le previsioni parlano di distruzione stanotte, morte domani e fine del mondo per il weekend. Potrebbe essere la fine della vita a cui siamo abituati. Mi sembra difficile, ma possiamo sempre sperare. A fra poco, restate con noi. Robby Bills per lo sceriffo Anderson, rispondi! Anderson, mi senti? Rispondi! Rispondi, Anderson, maledizione! Abbiamo un omicidio qui! Martha Clarendon è stata picchiata a morte! L'uomo che l'ha uccisa è ancora in casa! Rispondi, Anderson, mi senti? Per dare consigli è sempre tra i piedi, adesso invece... Non c'è nessuno in ascolto a quest'affare! Anderson! Robby, parla a Tess Marchand. No, io non voglio te! Voglio parlare con Anderson!
Non posso fare il mio e il suo lavoro insieme! Ha avuto un'emergenza a casa, Alton è andato con lui. Un'emergenza a casa? È qui che c'è un'emergenza! Una vecchia signora è stata assassinata! C'è un pazzo nel soggiorno di Martha Clarendon! Voglio che dice? Chi è stata assassinata? Martha dice... Robby, sono qui. Un momento. Come allontanatevi momento? Tutti, per favore. Mi date 6.000 dollari l'anno per fare lo sceriffo, perciò lasciatemi fare il lavoro per cui mi pagate. Dove ti trovi, Robby? Passa. Dove mi trovo? Mi trovo da Martha Clarendon a casa sua! Dove credevi che fossi? Sto tenendo a bada l'uomo che è lì dentro. Sbrigati! Porta qui le tue chiappe, in fretta! Ci facciamo un altro giro. Tu e Kat badate al negozio. Allora, gente, restate qui e finite di fare i vostri acquisti. Non potete fare niente ad Atlantic Avenue. Ecco la neve. Guarda la terraferma. Quando non riesci più a vederla, sbrigati a rientrare in casa. Ma se non vedi più neanche lo stretto, allora corri filato al municipio. Che la sirena suoni o no. Prendo il fucile? Sì, meglio portarlo. Però controlla che la sicura sia inserita. Finalmente, era ora. Metti via la pistola. Neanche per idea, sceriffo. Tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio. Tu progetti le strade. La vuoi abbassare, almeno? Robby, me la stai puntando in faccia. Ed è carica. Allora, che è successo? Stavo andando agli uffici comunali quando ho visto Davy Hopewell che correva in mezzo alla strada gridando che Martha Clarendon era morta, che l'avevano uccisa. Sono venuto qui ed è vero. È orribile. Il responsabile è ancora là dentro. Mi ha anche parlato. Che ha detto? Mi ha detto di uscire, mi ha detto fuori di qui o ammazzo anche te, non lo so. Che vuoi farmi, l'interrogatorio? Che aspetto aveva? L'ho visto solo per un momento. Allora, Hatch, resta sempre alla mia sinistra e tieni quel fucile puntato a terra. Lascia inserita la sicura finché non te lo dico. E tu, resta esattamente dove ti trovi. Lo sceriffo sei tu, Mike. Però io starei attento se fossi in voi. Se anche c'era qualcuno, magari adesso è già uscito dal retro, non credi? Lo steccato è alto solo 1,5 metri. Oddio, Mike, non ha più la faccia. Oddio. Hatch, dimmi se te la senti. Hatch, perché altrimenti preferisco che tu mi dia quel fucile e che torni fuori con Robby. Sto bene. Sicuro? Certo. Fermo!
Alza le mani. Sopra la poltrona, così, e tienile bene in vista. Hai due armi puntate su di te. E una di queste è un fucile. Avvicina le mani. Robby, cosa è successo a Martha? Indietro, state indietro! È tutto sotto controllo! Se si muove, sparagli. Oh, sì. Se lui spara, colpirà entrambi. Quel fucile è caricato a pallettoni. E inoltre ha la sicura inserita. Però hai ricordato di mettere i guanti. È una buona cosa. Dai, in piedi. Ah, chiudi la porta. Tu dici? Insomma, la scena di un delitto, non credi sia meglio lasciarla come si trova? Lasciala aperta e la scena del delitto sarà sommersa da 2 metri di neve. Chiudila. Fermo tu. Qual è il tuo nome? André Linoge. Andiamo. Sei sicura di stare bene? Sì, non ho ferito i miei sentimenti, ma ora stanno bene. Mi dispiace di avervi chiamato prima del solito. Oh, non importa. La radio dice che terranno i bambini più grandi a Machias, almeno per questa notte. Lo stretto è troppo mosso per rimandarli a casa col vaporetto. Mamma, ho freddo. Lo so che hai freddo, adesso ti scaldi. Ce ne sono altri? No, Buster e Pippi erano gli ultimi. Ecco. Pippi, hai avuto una vera avventura oggi. Allora, ciao Melinda, mi raccomando. Sì, certo, ciao. E grazie per avermi dato una mano oggi, Buster. Di niente. Ci vediamo lunedì, se si potrà camminare. Fa ciao ciao, Buster. Sta attenta, Angie, mi raccomando. Ciao ciao. 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 Pronto? Oh, meno male, sono quasi 10 minuti che provo a chiamarti. Ero uscita per consegnare i bambini ai loro genitori, li ho mandati a casa prima. Che succede, Katrina? Ecco, non voglio certo che ti spaventi, però sembra che ci sia stato un omicidio sull'isola. La vecchia Martha Clarendon, Mike e Hatch sono appena andati là. Aspetta, aspetta, sei sicura? Non sono sicura di niente al momento. Questo posto è stato un manicomio per tutto il giorno. Sono appena andati là e Mike mi ha detto di telefonarti per farti sapere che è tutto sotto controllo. Ed è vero? Sì, penso di sì. Voleva che ti chiamassi prima che lo facesse qualcun altro. Se vedi Melinda Hatcher, dillo. È appena andata via con Angie Carver, con la sua macchina. La potrai trovare a casa tra un quarto d'ora, più o meno. Meglio ancora fra 20 minuti. Senti, non pensi che possa essere, che ne so, una specie di scherzo, una burla? No. È Robby Bills che l'ha segnalato e lui non è tipo da scherzi, no? Già, non lo è. Ha detto che l'assassino poteva essere ancora lì. Non so se Mike voleva che te lo dicessi, ma ho pensato che avessi il diritto di saperlo. Molly. Io vengo all'Emporio. Se Mike arriva prima di me, digli di non muoversi. Non credo che volessi... Grazie, Kat.
Buffy, tesoro. Andiamo all'Emporio a salutare papà, eh? Che ne dici? Sì, andiamo! Sì! Vieni, ti vesto. Cosa? Vuoi metterlo lì? Preferisci star seduto dietro a fargli da babysitter? Dentro, amico. Metti giù quell'arma. Ricorda quello che ho detto, Robby. L'inferno è ripetizione. Continua a dire un mucchio di sciocchezze. Io credo che sia pazzo. Come sa il tuo nome? Gliel'hai detto tu? Non lo so, so solo che nessuno sano di mente avrebbe fatto del male a quella donna. D'accordo. Verrò con voi all'Emporio e vi darò una mano a sbrigare la faccenda. Dovremo contattare la polizia di Stato. Robby, anche se la cosa non ti fa piacere, dovrei lasciare che me la sbrighi da solo. Ti ricordo che sono l'amministratore comunale, ho delle responsabilità. Già, e io anche. I nostri compiti sono chiaramente distinti. Ursula ha molto più bisogno di te in municipio di quanto ne abbia io in ufficio. Andiamo, oggi. È meglio che la smetta di darti tutte quelle arie. Sì! Sì, l'Emporio. Mamma, che c'è? Stai bene? Sì, benissimo, tesoro. Che ne facciamo di lui? Abbassa la voce. Dovremmo contattare la polizia di Stato a Machias. Robby su questo aveva ragione. Ma come faranno a portarlo via con questa tormenta? Già. Hatch. Entrando ho sentito la televisione, tu? All'inizio sì, le previsioni. Ma poi quello deve avere... Era rotta, era proprio spaccata. Non può averlo fatto mentre eravamo in corridoio. Se spacchi un televisore e senti come un puff, l'avremmo sentito, no? Deve essere stata la radio. Tolto la sicura? Sì. Tienilo sotto tiro. Scendi e vai vicino alla porta. Thank you.
Si è rotta. Deve essere il gelo. Non c'è nessuno lì! Non importa. Fai il giro e aprila da dentro. Non vorrei che ti lasci da solo con quello. Perché tu avresti un'idea migliore? Potresti farlo entrare dall'emporio. Dall'emporio? Con tutta quella gente che sta facendo la spesa, no? Muoviti. Va bene. Ho sentito di Martha Clarendon, è morta veramente? Altro che se è morta. Non l'hai ancora sentito? No, non ancora, no. Hutch! Ciao, Molly. Dov'è Mike? Sta bene? Certo, è sul retro col prigioniero, devo solo farlo entrare. È uno di qui? No, almeno non l'ho mai visto prima, scusate. Che ci fanno sul retro? Datemi quello che voglio e io me ne andrò. Che cos'è che vuoi? Sbrigati, si gela qui. Non si apre, è incastrata. Hai girato la chiave? Certo che l'ho girata. Allora sbloccala, ci sarà del ghiaccio nel binario. Lascia, faccio io. Entrare dal negozio! Hutch! Sì! Ritorna qui! Da solo! Arrivo! Ricorda ciò che ho detto, signor Anderson. E quando sarà il momento, parleremo. Andiamo. Fermo. Va avanti, Hutch. Mike vuole che vi facciate tutti da parte. Fate spazio qui al centro. Abbiamo con noi un prigioniero e non possiamo farlo entrare dal retro, quindi spostatevi tutti e lasciateci un po' di spazio. Perché l'ha uccisa? Per favore, Peter, spostati. Mike è rimasto fuori sotto la neve, ha i piedi mezzo congelati. Ci sentiremo tutti molto meglio quando questo tizio sarà in cella, quindi fatevi da parte e lasciate libero il corridoio centrale. Nessuna mossa falsa, signor Linoso. Non sto scherzando.
Mike! Dritto davanti a te. Sempre dritto. Avanti, andiamo. Peter Gozzo. Ma guarda che combinazione. Il mio grossista di pesce preferito vicino al mio politico preferito. Come vanno gli affari? Non tanto bene, eh? Per fortuna il traffico di marijuana ti tiene a galla, vero? Quante balle ne hai adesso nel tuo magazzino? 10? 20? 40? Assicurati che siano legate bene, Pete. Ci sarà una tremenda burrasca stanotte quando si alzerà la marea. Dai, muoviti! Cat Withers. Stai molto bene. Perché no, in fondo? Al giorno d'oggi è solo un intervento ambulatoriale. Non credo che tu l'abbia detto ai tuoi o a Billy. Muoviti. O ci penso io. Se posso darti un consiglio, fallo. In fondo, che vuoi che sia, un piccolo screzio tra amici. Ralphie! Mamma, mamma, guarda! No! Mettilo giù! Oppure? Io ti conosco. Davvero? Tu sei Ralph Emerick Henderson. E so anche un'altra cosa. Sì, e cosa? Hai una sella per le fate sul naso. Papà che la chiama così. Sì, lo so. A proposito, perché hai queste? Perché ho deciso così. Va, va dal tuo papà. Portalo fuori! Mike! Portalo fuori! Non sparargli, papà! Lui conosce la sella per le fate! Non gli sparo! No, se va dove deve andare! Ehi! Ehi! Che ne sai tu di Katrina? Smettila, che ne sai tu? Sta lontano! È un assassino! Stagli lontano, Billy Soames, e sta lontano anche da me. E già che ci sei, pulisciti il naso. Billy! Billy! Non mi toccare! Prima che diventi troppo moralista, Katrina, chiedili se conosce bene Jenna Freeman. Che ne sai tu di mia sorella? Che i cavalli non sono una sola cosa che le piace montare quando fa caldo. Vero, Billy? State lontani da quest'uomo, tutti! Non mi piace. Muoviti, Linoj. Alza le mani e afferra le sbarre. Allarga le gambe. Resta così. Ora ti perquisirò. Se ti muovi, il mio amico Alton Hatcher ci risparmierà un sacco di noie. Non muovere un muscolo, signor Linoj. Hai posato le tue luride mani su mio figlio. Quindi non muovere neanche un muscolo. Dov'è il portafoglio? Il tuo portafoglio. Eh? Mike, Mike, calmati. Ha messo le mani addosso a mio figlio. Si è avvicinato al viso di mio figlio e gli ha baciato il naso. Non dirmi di stare calmo. Dove hai il portafoglio?
Dov'è il portafoglio? Mike! Dove hai le carte di credito? Mike! La tessera di donatore di sangue, Mike. La tessera sconti del supermercato, Mike. Dove sono? Da quale fogna sei uscito, eh? Eh? Rispondimi! Mike. Dov'è il portafoglio? Dov'è il tuo portafoglio? Smettila! Smettila! Mike, che stai facendo? Mike! Togliti le scarpe. Dovrò staccare le mani dalle sbarre per farlo. Sono scarpe con i lacci. Se ti muovi, dovranno staccare il tuo cervello dalle sbarre. Toglitele. Niente. Mettile sotto la scrivania. Entra in cella, signor Rinoche, e muoviti piano, tenendo le mani in vista. Credi che non ti fermino? Ti fermeranno. Te lo giuro, Mike, non si muoveva. Non toccare. Hai controllato se aveva qualche documento con sé? Esci, Robby. La vuoi sapere una cosa, Anderson? Il tuo senso dell'umorismo è davvero pietoso. Non ho né il tempo né la pazienza di ascoltarti. Vattene o ti butto fuori io. Quando ci sarà consiglio comunale, forse dovremo cambiare rappresentante della legge a Little Toll. Bene, la riunione è a marzo, ma siamo in febbraio. Fuori di qui. Beh, io me la sono cavata piuttosto bene, no? Ah, davvero diplomatico. Bene, io vado a dirlo a Molly. Non vorrei lasciarmi da solo qui con lui. Contatta la polizia di Stato a Machias. Cerca di stargli lontano. Ah, su questo ci puoi contare. Rispondete, qualcuno mi sente? Mi sentite, Machias? Abbiamo perso i contatti con la terraferma. Peter Gozzo, Peter. Mike, quello che ha detto quel tizio è la scemenza più grossa che abbia mai sentito. Sì, senti, voglio che tu vada di là con Hatch. Dobbiamo fare la guardia, lo faremo a turno. Certo, va bene, vado. Mi spiace, ma devo chiudere il negozio. Perché? Portate via quello che avete già in mano e mi auguro che saldiate dopo la tormenta. Io devo occuparmi del prigioniero. Allora è proprio quello che ha ucciso la povera Martha. A suo tempo sapremo come sono andate le cose. Adesso, Della, per favore, e tutti voi, aiutatemi a fare il mio lavoro. Ora vorrei che qualche uomo si fermasse per un paio di minuti. Kirk Freeman, Jack Carver, Sonny Bradigan, Johnny Harriman, Billy. Robby. Machias, qui è Alton Hatcher da Little Toll. Serve la polizia, è un'emergenza. Mi sentite, Machias? Rispondete.
Macias, qui è Alton Hatcher, canale 19, mi sentite? Non sentono. La vostra antenna è caduta dal tetto. Usa il telefono. Prendi il fuoristrada. Non ti conviene usare la macchina. Non faresti neanche 300 metri. Ehi, Billy, dà una mano a Molly, per favore. Sì, Mike. Io prenderò il furgone di servizio dell'isola o mi farò dare un passaggio da qualcuno. Adesso devo tornare a casa di Marta. C'è ancora qualcosa da fare. Sta attento. No? Almeno ci hai provato. Non avrai davvero un carico di quella roba dietro le nasse per le aragoste, vero Pete? Mamma, l'isola non volerà via, vero? No, no tesoro, certo che no. Ecco, siediti. Mike ha ragione, non ce la faresti con la macchina. Guida con prudenza, Molly. Grazie, Billy. Andiamo a casa. Maledizione. Guardalo. Cosa? Cosa? Io... Niente. Non ti sarai fumato un po' di quella roba che vendi, Pete? Falla finita, Hatch. Non parlare di cose che non conosci. Ehi, Pete, ho parlato a sproposito. Già. Proprio così. Cos'hai da guardare? Guarda che posso portarti fino a casa. È nell'altra direzione. Abito solo a 6 case da qui, come ben sai. Non sono una bambina. Forza allora, chiudiamo l'altra. Mike, hai idea del perché sia venuto fin qui? Del perché abbia ucciso Marta? No. Te ne puoi andare a casa, Tess. Finisco io qui. Qui va tutto bene? Sai, mica tanto. Non sono riuscito a parlare con Macias né con nessun altro. Beh, la cosa non mi sorprende. Ecco, questi sono i turni, Hatch. Tu e Peter fino alle 20.
Poi Kirk e Jack fino a mezzanotte. Robbie e Sonny da mezzanotte alle 4. E Billy Soames e Johnny Harriman faranno dalle 4 alle 8. E poi penseremo a qualcos'altro. È tutto chiaro? Sì. Sì. Bene, allora state attenti. Tutte e due. Più tardi faremo la chiacchierata che volevi fare. Senti, Mike, come facciamo se Ursula e Robbie suonano la sirena e ci chiamano tutti a raccolta? Non possiamo portarlo giù in cantina con una coperta e un piatto di minestra, no? Direi di no. Dovrete restare qui. Rischiando di morire insieme a lui? Te ne vuoi andare, Pete? No. Datemi quello che voglio e io me ne andrò.
Mi dispiace tanto, Marta. Nel cortile dei Robichaud, dal suono. Spero che non sia caduto sul porticato. Jack, devi proprio tornare all'Emporio. Sì. Papà farà la guardia al cattivo e baderà che non scappi su un aeroplano. Esatto, giovanotto. È una brutta situazione. Devono contribuire tutti. E poi sarò con Kirk, saremo in due. Se senti la sirena, prendi Buster e vai. Vacci anche prima, se sei nervosa. Ricorda, prendi la motoslitta. Sei sicuro? Sì. Anzi, prima ci andate, maggiori possibilità avrete di scegliere un letto per te e basta. La gente si sta già avviando, ho visto le luci. Quando avrò finito il mio turno sarete qui o lì. Ma non importa. Io vi troverò. Ehi, Pete, cosa pensi che sia questa? Vi si pratica lo yodel. Quattro lettere. Alpi. Ma certo. Questo programma è fantastico. Più tardi te lo faccio provare, se vuoi. Certo. Stai bene, mamma? Bene! Mi sento meglio dei fiori a maggio! E tu come stai, Joe? Ce la faccio! Oh. Grazie, Tess. Anch'io sono a posto. Allora, vediamo. Hai portato la ricetta? Sì. Bene. Firmate tutti! Dobbiamo sapere chi abbiamo qui! È lui che ha detto. Prima di scendere le cosa scale. Vuoi che abbia detto? Lo sanno tutti a nord di Casco Bay che Peter Gozzo vende 9 libbre di erba per ogni libra di aragoste. E non posso neanche dargli torto, con tutte quelle donne da mantenere. Il punto è, Robby, come faceva lui a saperlo? Saranno in affari insieme. Perché avrebbe ammazzato una povera vecchia indifesa come Martha Clarendon se non fosse stato drogato? Non ti pare, George? Ma come faceva a sapere che Cat Withers era stata a Derry per abortire? Ci sono altre coperte? Robby Bills e Henry Bright, pensate di poter scendere di sotto a prendere qualche altra coperta dal magazzino o preferite restarvene lì a parlare di politica?
Che succede, Ursula? Non mi direi che ti sei già stancata? Robby, non sarà ora di suonare la sirena e chiamare tutti? Ne sono già arrivati abbastanza per conto proprio. Il resto se la caverà benissimo. Tanto queste sono tutte sciocchezze, secondo me. Credete che durante le tormente i nostri nonni si rifugiassero in municipio come un mucchio di cavernicoli spaventati dal fulmine? No, allora usavano la chiesa metodista. Posso mostrarti una foto della tormenta del 27. Posso mostrarti dove si trovava tuo nonno, se vuoi. Mescolava una pentola di minestra. È bello scoprire che almeno uno della famiglia sapeva darsi da fare. Andiamo, Robby. Firmate prima di scendere di sotto. Ciao, Molly. C'è spazio per tutti, ma dobbiamo sapere chi abbiamo qui. Ciao, Ursula. Hai visto Mike? No, ma dovrei sentirlo alla radio della macchina se ci chiama. La mia radio non serve a molto stanotte. Coraggio, toglietevi i cappotti. Come sta andando? Ah, una meraviglia, Molly. Ciao, Ralphie. Ciao. Devo andare in bagno. Vuoi qualcosa da bere? Un caffè, Pete? Peter? Terra chiama Peter? Cosa? Ti ho chiesto se vuoi una bibita o un caffè. Oh, no. Grazie, no. Ti senti bene? Sì, io... ho come l'impressione di essermi addormentato ad occhi aperti. Scusa. Beh, tieni duro. Jack Carver e Kirk Freeman dovrebbero arrivare più o meno fra 20 minuti. Già. Si sta portando via il pontile!
Datemi quello che voglio e io me ne andrò. Va tutto bene? Lloyd, ma dove diavolo sei finito? Ti sei addormentato, Lloyd? Che è successo? Gozzo, Robby, il magazzino di Gozzo è andato. Che vuol dire andato? Tutto il pontile, spazzato via. Che è successo? Il pontile. Ursula, suona la sirena. Oh, santo cielo.